presentarvi, anche se non ce n'è alcun bisogno, naturalmente, è l'amico e collega Emanuele Severino, che ci ha veramente onorati della sua presenza. Io non so quale sia negli intenti di Papi il senso complessivo di questo ciclo e certamente ve ne parlerà lui nel prossimo incontro. E quello che so di sicuro è che un ciclo dal titolo Perché la filosofia non poteva essere più adeguatamente aperto e inaugurato se non da Emanuele Severino, il quale è con un lavoro ormai trentennale di ricerca e di riflessione, ha appunto proposto risposte forti alla domanda intorno a cui il ciclo ruota, risposte forti alla domanda, forti e naturalmente in quanto tali anche controverse, alla domanda perché la filosofia. Severino pensa che il lavoro filosofico sia oggi un lavoro diagnostico e pertanto anche terapeutico del male o della follia che affligge la cultura dell'Occidente, il quale male e la quale follia hanno a loro volta nel pensiero di Severino, come è largamente noto, un'origine di carattere teorico. È inutile che vi elenchi le numerose pubblicazioni di Severino che hanno indagato punti cruciali della storia della metafisica occidentale, da Parmenide a oggi, con anche aperture significative nei riguardi delle forme di pensiero presenti nella letteratura e in altre forme artistiche, e con significative prese di posizioni anche in termini, diciamo, delle ricadute sociali e politiche del pensiero filosofico. Ho rubato fin troppo tempo al nostro oratore, che prego senz'altro di prendere la parola. Grazie. Ringrazio l'amico Veggetti per questa sua nobilissima presentazione. Sono io onorato di essere qui. E devo dire che, parlando prima, dicevamo del carattere molto teorico del titolo di questo corso, e ci dicevamo anche che forse una qualche considerazione sul piano politico sarebbe stata interessante. Io provo a toccare questi due aspetti, incominciando da una riflessione appunto sul titolo Perché la filosofia? Ricordando, permettendomi di ricordare che il perché ha perlomeno due significati fondamentali. Perché vuol dire la genesi della filosofia, perché la filosofia, cioè vuol dire da che cosa si genera, che cosa la produce. E poi perché vuol dire anche a qual fine è prodotta. In questa dimensione, tante risposte del pensiero contemporaneo sono congruenti. Sono congruenti nell'affermare il condizionamento della filosofia da parte di ciò che sta al di là della filosofia. Sono congruenti nell'affermare l'autonomia di questa dimensione originaria che influenzerebbe il piano filosofico, dunque non autonomo. E tutti loro hanno presenti questo grandi, rilevanti proposte del pensiero contemporaneo che intendono appunto radicare la coscienza filosofica in un terreno più concreto, il terreno dell'origine, che viene qualificato in modi diversi. E qui mi pare giusto, non qui perché siamo qui, ma qui a proposito di quello che sto dicendo, mi pare giusto incominciare con Marx, quale enuncia questa tesi di grande rilievo, di grande potenza, che non è la coscienza a determinare l'esistenza, ma è l'esistenza a determinare la coscienza. E quando Marx parla di esistenza, intende l'esistenza nel suo significato concreto di lavoro,
il lavoro considerato in senso ampio, Arbeit, come attività conforme a uno scopo. Ecco, il modo in cui l'uomo lavora producendo determina il modo in cui si configura la coscienza filosofica. Allora, l'attività pratica è appunto, in questo caso, la qualificazione dell'originario esterno alla coscienza filosofica da cui essa deriva. Ma l'esemplificazione deve continuare, perché dopo Marx non si può non citare Nietzsche. Anche per Nietzsche la coscienza filosofica non è cartesianamente autonoma, ma dipende da qualche cosa di più sanguigno, e cioè dall'impulso, soprattutto dall'impulso dell'inconscio, che si pone rispetto alla coscienza filosofica in analogia con ciò che Marx chiama lavoro. Il lavoro determina la filosofia. Oppure l'impulso o la volontà di potenza, dice Nietzsche, la volontà di potenza determina il modo in cui si configura il discorso filosofico, che dunque non procede per proprie leggi. Ma ancora, si dice la storia determina e condiziona il configurarsi del pensiero filosofico. E ancora, la società, qui mi viene in mente quella dimensione di notevole rilievo che è la Wissenssoziologie. L'inventore della Wissenssoziologie è stato Scheler, ma poi anche Mannheim ha scritto cose interessanti per quanto riguarda appunto la dipendenza del filosofare, dall'originario, che in questo caso è appunto la società. E ancora, lavoro, istinti, impulsi, l'inconscio freudiano, la volontà di potenza nietzschiana, la storia, il mito e oggi soprattutto il linguaggio. Ecco, si pensa che il linguaggio sia, più direttamente che non le altre forme di condizionamento, si pensa che il linguaggio sia la condizione per eccellenza del filosofare e che dunque, soprattutto per questo fattore, la filosofia non possa pretendere al rango di dimensione autonoma, indipendente e quindi immutabile, stabile. Ecco, abbiamo toccato la parola importante, perché se ci chiediamo che cosa hanno in comune queste varie forme di indicazione delle condizioni che dall'esterno determinano la filosofia, se ci chiediamo che cosa esse hanno in comune, allora possiamo rispondere che esse tentano in vari modi di indicare quell'irrequietezza, ecco, irrequietezza originaria, quel divenire originario del mondo, di fronte al quale la filosofia prende posizione, ma il quale non si presenta semplicemente come struttura concettuale, il lavoro, la struttura sociale, eccetera. Non si presenta semplicemente come struttura concettuale, dico, questo elemento variamente definito, questo elemento condizionante. Non si presenta come semplice struttura concettuale perché si presenta avvolto da una sorta di tonalità affettiva, emotiva. E la società non si para semplicemente davanti al filosofo come appunto, come uno schema, una struttura, come una concettualità, ma come qualche cosa che determina emotivamente il filosofare. Quando parliamo della filosofia contemporanea, che che definisce in questi modi, e non solo la filosofia contemporanea,
che definisce in questi modi la dipendenza della filosofia da qualcosa di originariamente sanguigno, concreto. Crediamo forse di esserci così completamente allontanati dal pensiero greco relativamente al problema della genesi della filosofia? Perché è chiaro che stiamo parlando della genesi. Il lavoro, l'istinto, l'impulso, la volontà di potenza sono appunto ciò che genera. Stiamo facendo un discorso genealogico, ciò che genera la concettualità filosofica. E sto domandando, in questo discorso genealogico siamo forse così lontani dal modo in cui il pensiero greco pensa la filosofia? Dico pensiero greco per indicare il modo iniziale in cui la filosofia pensa se stessa. No, la risposta è negativa. E è proprio perché la risposta è negativa che ho posto come titolo di questa conversazione la parola zauma, che nella corretta traslitterazione vuole l'accento circonflesso sulla U, ma si legge zauma, che è una parola notissima, perché è la parola da cui che entra nella battuta di Platone e di Aristotele, che viene tradotta presso poco così: la filosofia nasce dalla meraviglia, e la parola meraviglia intende tradurre la parola zauma. Allora anche qui si ha una sorta di genealogia. La meraviglia appartiene all'affettività. E anche qui si allude a una sorta di connessione tra l'emotività originaria della meraviglia e il filosofare. Ma quando traduciamo in questo modo zauma e rendiamo giustizia al testo che abbiamo di fronte, i due testi sono da un lato il Teteto di Platone e dall'altro il libro Prima della Metafisica di Aristotele. Siamo autorizzati a sbiadire, a indebolire in questo modo il senso greco della parola zauma? È proprio vero che, come qui l'amico Vegetti è un consulente di primo rango in proposito, e non proviamo una sorta di stupore quando sentiamo dire, per esempio nelle traduzioni in circolazione, ma non solo italiane, ma anche francesi, inglesi, tedesche, che insomma la filosofia verrebbe fuori da una sorta di stupore intellettuale asettico, tendenzialmente asettico, lo stupore dell'uomo di scienza, il quale non vede le cause dei fenomeni. Da questo asettico stupore dell'intellettuale verrebbe fuori la filosofia, dalla meraviglia così intesa verrebbe fuori la filosofia. Ma i sintomi che ci portano in tutt'altra direzione sono molti. Stiamo al Teteto di Platone. Nel Teteto Platone dice che la filosofia è Iride, e Iride, dice, è la figlia del titano Taumante, un titano. Ecco, nel mondo greco il titano appartiene a quell'elemento ctonico, che è l'elemento terribile dell'esistenza. La filosofia è Iride. Platone parla proprio di archetes filosofias. E Iride è l'arcobaleno. L'arcobaleno che congiunge la terra, l'elemento ctonico, al cielo. È il congiungimento. Ma l'elemento interessante qui è appunto l'aspetto terribile di Taumante. Non lo stupore freddo dello scienziato ai primi passi della sua ricerca, ma la
terribilità del titano. Aristotele, anche Aristotele certamente può essere, nella traduzione si può far tutto, può essere tradotto in modo che il filosofare sia l'effetto della meraviglia asettica. Eppure ci sono dei segni che ci spingono in tutt'altra direzione. Proprio mentre Aristotele sta parlando della cosiddetta meraviglia che produrrebbe la filosofia, apre una parentesi, o almeno le edizioni che abbiamo in mano contengono questa parentesi, dove dice che «Kai o philomizos philosophos pos estin». Anche l'amante del mito è in certo modo filosofo. E lo sta dicendo proprio mentre sta parlando del Zaum, e sta dicendo, e aggiunge a questa battuta, che i miti sono costituiti da cose zaumasta, ecco, da cose che, se volessimo tradurre coerentemente, dovremmo dire che suscitano meraviglia. Ma è verosimile che la meraviglia da cui nasce il mito sia la meraviglia dell'intellettuale, lo stupore rarefatto, asettico, dell'intellettuale? Aristotele stabilisce dell'intellettuale che non sa ancora le cause, Aristotele stabilisce una connessione esplicita tra mito e filosofia. Ma proprio per questo, all'origine del mito c'è un tipo di meraviglia che non è lo stupore dello scienziato che ignora ancora la soluzione dei suoi problemi. Certo, c'è anche questo aspetto della problematicità della conoscenza. Ma innanzitutto c'è l'aspetto terribile dell'esistenza. Zauma, anche nell'antica lingua greca, zauma non significa semplicemente o soltanto o primariamente meraviglia. Zauma è la sorpresa di fronte all'aspetto temibile della vita. È l'angoscia prodotta dall'aspetto terribile della vita. È lo stupore angosciato di fronte, ecco, di fronte all'irrequietezza della vita. E diciamo ancora una volta irrequietezza, perché in questo contesto Aristotele, dopo avere indicato le difficoltà che alimentano zauma, e le chiama queste difficoltà apora. Apora vuol dire la chiusura di un percorso. Poros è il percorso, un percorso che sbatte contro qualcosa che lo chiude. Apora. Ta procheira, dice, quelle innanzitutto che stanno così, alla portata di tutti, alla portata di mano di tutti. Ma poi anche quelle più complesse. Ecco, gli sbarramenti che ostacolano il cammino del mortale e che gli impediscono di giungere in porto. Apora. E poi dice lì, questi sbarramenti che ostacolando il cammino della vita generano angoscia. Questi sbarramenti che sono dapprima alla portata di tutti, perché tutti hanno a che fare con l'angoscia del vivere, poi diventano certamente più rarefatti. Alla fine, per esempio, del passo che sto considerando, Aristotele parla della meraviglia provocata dall'incommensurabilità del lato alla diagonale. Ma poi conclude il passo dicendo, parlando delle cose di zauma relativamente, dice il testo, peritestupantos geneseos, intorno, ecco, zauma è provocato dal divenire, cioè dall'irrequietezza del tutto, dal divenire del tutto. I greci dunque dicono essi per la prima volta che alla radice
dell'angoscia di fronte all'irrequietezza e all'imprevedibilità del divenire, e alla radice di questa angoscia sta appunto il divenire. E la meraviglia dunque non è lo stupore intellettuale, ma è il terrore di fronte al divenire. Da questo punto di vista, allora, la genesi della filosofia è ciò che i greci chiamano genesis, è la genesi. La genesi della filosofia è la genesi, è la generazione. E la generazione che innanzitutto sta dinanzi agli occhi come dolore, sofferenza, morte. E certamente dolore, sofferenza, morte esistono anche prima del pensiero filosofico. Da sempre, da che i mortali camminano sulla terra, hanno a che fare con dolore, con la sofferenza, con la morte. Ma il pensiero greco intensifica questa sofferenza, questa dimensione che incontra, che preesiste a tale pensiero. La intensifica perché il pensiero greco interpreta il dolore, la sofferenza, la morte, e li interpreta all'interno, per la prima volta, non abbiamo altre testimonianze che ci portino in ulteriori campi di conferma, per la prima volta il pensiero greco interpreta ontologicamente il divenire e incomincia a pensare la sofferenza come l'annientamento della felicità e incomincia a pensare la morte come l'annientamento della vita. E perché si possa pensare il niente è necessario pensare il non niente. E quindi è per questo che credo che si debba dire che con i greci gli uomini cominciano a morire e a nascere e a soffrire in un modo radicalmente più intenso di quanto non accadesse prima dell'interpretazione ontologica della sofferenza e della morte. Perché morire davanti al nulla è cosa radicalmente diversa. Sono i greci per i primi a pensare la morte dinanzi al nulla, non è Kierkegaard o l'esistenzialismo. Morire dinanzi al nulla è cosa essenzialmente diversa dal morire secondo l'andamento del mito mediterraneo, per cui la morte è un ciclo, è un viaggio verso regioni da cui si ritorna. No, i greci per la prima volta pensano la definitività del nulla in cui la morte conduce e del nulla da cui le cose specifiche dell'universo provengono. Aristotele richiama l'affinità tra mito e filosofia e l'affinità sta anche nella forma centrale in cui il mito si colloca, e mi riferisco alla festa. Alla festa, tutti loro sanno che in greco teoria significa innanzitutto festa. Poi, siccome la festa è una sorta di contemplazione, la teoria diventa quell'aspetto festivo della filosofia che però non ha più nulla a che vedere con la festa vera e propria dell'uomo arcaico. Che cosa accade nella festa? Nella festa l'uomo si salva. Nella festa arcaica l'uomo non combatte più, non cattura più gli animali, non mangia, non ama, eppure insieme fa tutto questo. Cioè, nella festa tutte le attività fondamentali della vita sono lì davanti, ma rispecchiate nell'immagine che l'uomo festivo fa librare al di sopra
della pericolosità della vita. Nella festa c'è un innalzarsi nell'immagine che si distacca dalla caccia, dalla guerra, dalla nascita, dalla morte, si distacca guardandole e costituendo dunque una dimensione sopraelevata in cui l'uomo si pone al sicuro, al riparo. D'altra parte le stesse lingue indoeuropee e il linguaggio precede la stessa formazione dei miti, le stesse lingue indoeuropee alludono a questo collocarsi nell'immagine salvifica da parte dell'uomo che appunto si salva in quanto riesce a portarsi integro, salvo vuol dire integro nell'immagine, nella parola salus proviene da salvus e non è un caso che questa parola che noi non usiamo quasi, non troviamo quasi mai nei testi, solus, il latino solus vuol dire tutto, i greci dicono holos, con la corrispondenza appunto tra la sibilante e lo spirito aspro, ma salvus vuol dire solus, cioè integro, tutto, i greci dicono holos, i tedeschi dicono heil, gli inglesi dicono health, è la stessa struttura etimologica, il salvo è l'integro, è colui che riesce a mantenersi incolume rispetto all'irrequietezza angosciosa del divenire, ma nel mito non così radicalmente angosciosa come poi tale irrequietezza diventa nella lettura ontologica compiuta da parte del pensiero greco. E anche la parola incolume è molto sapiente. Incolume, incolumen. Columen, noi diciamo colonna. La colonna è ciò che consente a chi ci si pone sopra di stare in alto, al sicuro rispetto ai pericoli sottostanti. In colume, noi diciamo colonna, anche il greco ha un'espressione affine, ma poi noi diciamo colle, culmen, dicono i latini, columen, lo stare in alto integri. Ecco, la condizione perché ci si possa mantenere integri nell'immagine festiva è appunto l'esser portati innanzi dalla spinta, e anche qui le lingue antiche parlano sapientemente, dalla spinta indicata dal verbo kello. Infatti kello corrisponde in latino a un ipotetico cello su cui si costruisce excelsus, ciò che è portato in alto, salvo, integro. L'immagine festiva è appunto il modello, è l'immagine salvifica festiva. Il modello di ciò è ancora Aristotele a usare un'espressione significativa, quando proprio nei paraggi del passo che consideravamo prima, del libro primo della Metafisica, e parlando dei primi pensatori greci, parla della physis aiei sozomene, dell'essere sempre salvo. Physis è l'essere. Dice Aristotele, tutti i primi pensatori hanno affermato un essere sempre salvo. Ma ormai è chiaro da che cosa l'essere è salvo, la physis, ormai letta all'interno dell'interpretazione ontologica. La physis è sempre salva dal nulla. Ormai la salvezza è totale, perché il pericolo è estremo. E non si pensi ai greci come a dei teologi di vocazione. Quando, anche se Hegel ha scritto certamente un libro
di grande peso sulla teologia dei greci, ma non sono dei teologi in prima battuta, essi vogliono salvarsi. E si salvano appunto pensando che c'è una dimensione in cui tutto ciò che più conta di essi, la loro sostanza, la loro essenza, è là, sempre salva. Il Dio è la configurazione originaria dell'immortalità. L'uomo si eterna affermando Dio. Perché la filosofia? Allora, stiamo incominciando, ma ormai il tempo sta correndo, stiamo comunque, dal punto di vista della logica del discorso, stiamo incominciando a dire la filosofia proviene dal terrore per il divenire. A che scopo? Perché a che scopo la filosofia? La filosofia intende apprestare il rimedio. Io non mi vergogno di dire che trascurare queste categorie significa trascurare tutto ciò che la nostra cultura e la nostra civiltà è. Prescindere da queste categorie significa prescindere da tutto. In vista di che, dunque, la filosofia? Apprestare il rimedio, apprestare l'apparato che ci consente di sopportare, di allontanare l'angoscia e di sopportare il dolore. Nell'inno a Zeus di Eschilo dice il coro: ei to matan axos apofrontidos crebalein etetimos. Se si deve cacciare con verità il dolore che rende folli dalla mente, allora dice Eschilo, non posso pensare che a Zeus, ma uno Zeus che per Eschilo è la terra, l'etere, l'acqua, il fuoco e tutte le cose che stanno al di là. Questo ce lo dice in un frammento di una tragedia che non c'è pervenuta. Eschilo anticipa il senso di tutta la tradizione occidentale, compresa la tradizione cristiana. L'orrore è ciò da cui nasce la volontà di salvarsi. Un orrore che si fa più intenso dopo il mito, una volontà di salvarsi che si fa più radicale dopo il mito, perché ormai si tratta di salvarsi dal nulla. Giacché la salvezza dalla irrequietezza del divenire può essere soltanto data dalla previsione del senso del mondo. Qui abbiamo un ulteriore aspetto della profondità del discorso di Aristotele, quando Aristotele avvicina la filosofia al mito. E il divenire angoscia perché è imprevedibile. Noi non ci angosciamo del dolore che stiamo patendo, ormai lo patiamo, è inevitabile, è in factum, factum infectum fieri nequit, è impossibile che ciò che è qui non sia qui. Ma la nostra angoscia quando soffriamo è l'angoscia in relazione alla possibilità che la sofferenza attuale si perpetui. E noi non sappiamo quanto ha da continuare la sofferenza. E allora la fonte primaria della sofferenza è la imprevedibilità del futuro. La radice dell'angoscia è l'imprevedibilità degli eventi che perpetuano, riproducono il dolore. E se così stanno le cose, allora certamente che la salvezza proviene dal mito e, in forma infinitamente più radicale, dalla filosofia. Perché quella physis aiei sozomene di cui parla Aristotele, quell'essere sempre salvo dal nulla, è il senso stabile dell'universo. Quando è che riusciamo a sopportare il dolore? Quando il dolore acquista un significato all'interno di un senso totale, definitivo, immutabile delle cose. Anche il mito salva in qualche modo rispetto
a un più leggero dolore e con un più leggero rimedio, anche il mito salva perché presenta appunto il senso che è in grado, o che si pretende in grado, di ricevere e di anticipare il significato di tutti gli eventi. Ma questo è soprattutto il senso dell'episteme filosofica dai greci a Hegel, e cioè della tradizione, e cioè del cuore della nostra civiltà, perché gli immutabili dell'episteme si ripropongono poi sul piano economico, sul piano politico, sul piano giuridico e sul piano religioso. L'episteme svela quel significato stabile che non è sorpreso dall'irruzione di alcun evento. E la forma tipica del contenuto dell'episteme, infatti episteme vuol dire epistastai, ciò che riesce a stare su. L'episteme è in columna, è sulla colonna, in questo caso sulla colonna dell'essere. L'episteme, il contenuto primario dell'episteme è il divino. C'è verosimile un Dio che di fronte agli eventi del mondo dica: oh, che strano, un Dio che si sorprenda di ciò che accade nel mondo? No, il divino, che è il contenuto primario dell'episteme, il divino non si sorprende, non resta sorpreso. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che anticipa la totalità degli eventi. Quando il pensiero contemporaneo si renderà conto che l'anticipazione della totalità degli eventi distrugge insieme alla matrice del terrore anche la vita, e allora il pensiero contemporaneo dirà con Nietzsche, ma Nietzsche parla a nome di tutti, che il rimedio è stato peggiore del male. E, detto in modo banale e certamente scorretto e brutale, ecco, noi viviamo in un tipo di società che è in grado di avvertire quanto il divino sia soffocante, un tipo di società che lascia certamente ancora in vita nobili e grandi schieramenti culturali che vedono nel divino la salvezza, secondo il motivo tipico della tradizione filosofica. Ma noi percepiamo ormai che il divino è la cappa di piombo, altre espressioni banali, ma che essendo in circolazione hanno un significato concreto alle spalle, potente alle spalle. E il divino soffoca, per quello che dicevamo prima, un Dio non si sorprende, un Dio sa tutto, un Dio anticipa il futuro, ma questo vuol dire che il futuro non è futuro. È già anticipato, liquidato, esaurito, smobilitato dal Dio che lo anticipa e che dunque vanifica il divenire. Si era partiti in una situazione in cui si sapeva certamente che il divenire è l'orrendo, ma il divenire è anche la vita, il divenire siamo noi. Sofocle parla appunto dell'uomo come ciò che è più deinon, più terrificante. E allora c'è questa ambivalenza nell'irrequietezza del divenire, per cui il divenire siamo noi e insieme è ciò da cui noi vogliamo difenderci, è la nostra vita ed è il nostro pericolo. E nessuna meraviglia allora che il pensiero contemporaneo si ponga come un radicale, sempre più radicale atto di distruzione di quel senso immutabile dell'universo che, anticipando tutti gli eventi, vanifica, insieme all'aspetto orrendo della vita, vanifica anche la vita stessa. La filosofia contemporanea ha una potenza che in genere non compare alla superficie,
che la filosofia contemporanea mostra all'osservatore. Bisogna scendere nel sottosuolo della filosofia contemporanea per capire qual è la potenza della forza con cui essa inevitabilmente distrugge la tradizione filosofica. Qui affermo, eventualmente se qualcuno vorrà se ne potrà discutere, qualcosa di ben diverso dalla debole, sbiadita affermazione nicciana per la quale l'obiezione storica decisiva contro il Dio, l'obiezione decisiva contro il Dio è l'obiezione storica, e cioè il fatto che la gente non crede più in Dio. Ho parlato di affermazione sbiadita perché Nietzsche è uno dei pochissimi nel pensiero contemporaneo a costituire lo spiraglio attraverso il quale si può scendere nel sottosuolo del pensiero contemporaneo e scorgere la inevitabile, la invincibile potenza distruttrice del pensiero contemporaneo. E parlare della distruzione inevitabile della tradizione epistemica occidentale significa parlare della distruzione del cuore della nostra civiltà, e quindi significa parlare della distruzione inevitabile delle istituzioni. Sono cose che noi percepiamo ormai, anche se non le sappiamo decifrare, ma percepiamo quotidianamente. La filosofia contemporanea dunque esige che anche di essa si dica perché la filosofia. Questa serie di considerazioni, è ovvio, teneva conto del fatto che la parola filosofia è greca, è occidentale, e che dunque non ci si può chiedere perché la filosofia senza rivolgersi al modo storico in cui la filosofia si è presentata in Occidente. Anche la filosofia contemporanea merita che le si chieda perché. Ma al fondo, per quanto riguarda la genesi del pensiero contemporaneo, al fondo rimane Zauma. La matrice anche del pensiero contemporaneo è l'orrore dell'esistenza, la produzione, distruzione delle cose, della vita, della felicità. La radice rimane sempre Zauma, cioè rimane il senso greco del divenire. E in vista di che la filosofia contemporanea? E qui il discorso si fa più complesso, e quindi qui dobbiamo limitarci ormai a poche battute. E da un lato, in vista della liberazione dagli immutabili dell'episteme, si badi, non sono determinazioni astratte, perché il modo per esempio in cui il capitalismo ha inteso se stesso inizialmente, il paleocapitalismo intendeva se stesso appunto come una legge bronzea, una legge naturale eterna, cioè un immutabile, qualcosa che sarebbe stato pazzesco mettere in discussione, e quindi un angelo del Dio epistemico è stato il paleocapitalismo, ormai non più, perché dopo perlomeno Keynes, dopo Schumpeter, il capitalismo propone se stesso nei termini in cui oggi, per esempio, Rorty propone il proprio liberalismo, cioè come un'opzione. Anche il capitalismo oggi non vuole essere un Dio immutabile. Ecco, questo esempio l'avevo fatto per dire che quando si parla degli immutabili dell'episteme non ci si riferisce a astratte determinazioni filosofiche o culturali. Quando anche oggi, ma ieri si parlava di deregulation, la deregulation vuol dire appunto il consentire al capitalismo di liberarsi dalle regole, cioè dal divino, dalle regole concepite come immutabili, dal divino che impedisce, ecco, la vita della produzione economica. Dicevo prima dunque, rispondere per quanto riguarda la filosofia contemporanea alla domanda a che scopo, perché la filosofia nella contemporaneità, dicevo, è più complesso, perché
Da un lato, stavo dicendo, la filosofia contemporanea salva dal rimedio peggiore del male, salva dalle strutture immutabili che rendono impensabile il divenire. Dall'altro lato, la filosofia contemporanea è adinanzi un futuro negativo, cioè la consapevolezza che se tutto ormai non c'è più una physis aiei sozomene, non c'è più nulla di sempre salvo, tutte le cose, tutte le vere cose sono da quando nascono già perdute. Il Böhme, da quando l'uomo nasce, è già abbastanza vecchio per morire. Tutte le cose ormai sono periture. E allora, per questo versante, la filosofia contemporanea ci lascia un insegnamento che dobbiamo meditare. Che nonostante l'ottimismo di chi si appella alle forze a disposizione dell'uomo, è la grande cultura ottimistica, epistemica, metafisico, teologico, religiosa a stabilire le condizioni della propria distruzione. Perché prendiamo ad esempio il cristianesimo, che certamente parla di un Dio salvifico e che però parla di un Adamo che viene dalla polvere e ritorna nella polvere, e polvere che è stata a sua volta ontologicamente interpretata dalla tradizione teologica. E anche qui, da ultimo, allora l'uomo, nonostante la presenza del Dio, è affidato alla polvere, cioè al nulla. Noi sappiamo che la malattia mentale si manifesta appunto come disgusto per la vita. Le forme più terribili di malattia mentale sono il disgusto per la vita. Ma il malato mentale, quando è disgustato della vita, non è un malato che veda peggio di quanto non veda la normalità psichico-scientifica dell'Occidente. Il malato vede lontano, è un lungimirante. Vede lo spettacolo delle cose. Vede che l'essere è niente. E si può ben capire perché Leopardi intenda la filosofia, intenda lo scopo della filosofia come l'atto che deve mascherare la verità. È il discorso che poi farà Nietzsche. Se la verità era salvifica, la si poteva tenere dinanzi, perché guardandola era appunto la fonte della salvezza, ma quando la verità dice che tutto è perituro, che non c'è nessuna physis aiei sozomene, allora lo scopo del filosofare è quello di nascondere se stesso, la filosofia come autonascondimento, come autoeliminazione. Non sveliamo la verità terribile. E questo è un versante, prendo ancora due minuti, questo è un versante dell'ambivalenza del pensiero contemporaneo di cui parlavo prima, perché l'altro versante è invece in senso positivo. Accennavo prima alla volontà da parte di quest'altro versante del pensiero filosofico contemporaneo di celebrare la forza che è a disposizione dell'uomo. Oggi la forza che è soprattutto a disposizione dell'uomo è la tecnica. Allora, in quest'altro versante, la filosofia contemporanea è il battistrada della scienza e della tecnica. Perché, e quindi trova nella tecnica e nella civiltà della tecnica il proprio inveramento, il proprio completamento. Perché per essere potenti bisogna che il mondo sia disponibile alla potenza, bisogna che il mondo sia come il denaro, liquido,
Perché il denaro è potente? Ma perché si parla della liquidità del denaro. Allora solo se il mondo è liquido, cioè diveniente irrequieto, si può essere potenti. Chi tiene in vita allora l'irrequietezza del mondo? E dunque chi rende possibile la potenza tecnologica? È appunto il pensiero contemporaneo. Allora per questo lato, anche questo secondo lato del pensiero contemporaneo proviene, alla sua genesi, in Zauma. A che scopo? Allo scopo di rendere possibile la potenza della scienza e della tecnica. Per questo parlavo prima di filosofia contemporanea come battistrada della scienza e della tecnica. Non è una incapacità di vedere il senso di queste due dimensioni quando le si contrappone. Pensiero, la filosofia oggi è essenzialmente solidale alla produttività tecnologica, battistrada. Ecco, da questo punto di vista, allora, lo scopo della filosofia contemporanea è la tutela, non più del vecchio apparato metafisico, teologico, ontologico, religioso, epistemico, ma del nuovo apparato scientifico-tecnologico. Non più della vecchia previsione epistemica, il Dio che sa tutto prevede. La previsione scientifica non è una novità, il concetto di previsione scientifica non è una novità. Innanzitutto è il pensiero filosofico a volersi porre come previsione. Ecco, soltanto che ora la previsione è affidata a questo strumento che non vuol più essere l'amministrazione della verità. Ma è uno strumento che funziona e che prospetta una sorta di salvezza mondana. Una salvezza che ha perduto certamente tutto il carattere sacrale dell'antica festa. La filosofia come congruente al pensiero contemporaneo. A questo punto noi chiudiamo, ma a questo punto incomincerebbe il discorso decisivo. E cioè, il sottinteso di tutto lo spirito critico che noi oggi siamo capaci di mettere in opera, il sottinteso di tutto il nostro, e quindi il dogma di tutto il nostro spirito critico, è la persuasione che là dinanzi sta l'irrequietezza, la liquidità temibile del divenire. Questo è il dogma, questa è la fede che nessuno spirito critico della contemporaneità mette in questione. Questo è il presupposto di tutti i presupposti. Lo spirito critico del pensiero contemporaneo è appunto alimentato dalla distruzione degli immutabili. Però alla radice agisce questo dogma non messo in questione, mai messo in questione. La fede che il carattere orrendo del divenire sta alla radice di tutti i pensieri, sia del vecchio apparato, sia del nuovo apparato, che all'interno di questa fede ci si debba muovere definitivamente. Dico che a questo punto incomincerebbe il discorso decisivo, perché proprio in nome dello spirito critico non si può lasciar correre una fede che su di sé addossa ormai la responsabilità di tutta la nostra civiltà. Proprio in nome dello spirito critico si tratta di vedere chiaro, di vedere in faccia, di mettere in questione questa fede, perché ha questa enorme responsabilità, perché sulle sue spalle grava ormai tutto, perché è l'indiscusso per eccellenza. Ecco, mettere in discussione Zauma, e ciò che lo alimenta, col sospetto che dunque l'uomo non sia un mortale caduco, polvere, ma sia qualcosa di radicalmente diverso. Ma intanto noi chiudiamo ricordandoci di Marx, il quale diceva: finora i filosofi hanno
contemplato, più o meno, hanno contemplato il mondo, ora si tratta di trasformarlo. E se sta in piedi quello che abbiamo detto, dobbiamo rovesciare l'affermazione marxiana, dobbiamo dire: finora la filosofia ha trasformato il mondo, ha trasformato perché è stata la condizione all'interno della quale può costruirsi ogni produttività, distruttività tecnico-scientifica. Finora la filosofia ha trasformato il mondo, ora si deve incominciare a comprenderlo. Ringrazio a nome di tutti il professor Severino che ci ha dato da par suo una lucida sintesi del suo pensiero. Abbiamo spazio per qualche domanda e credo non ne mancheranno. Prego. Prego. No, è meglio che venga qui. Io le farò, spero, molto in breve, due domande, brevissimamente. Il fatto che lei abbia tradotto proprio il verbo tedesco che utilizza Marx in determina, accredita molto spesso un determinismo molto forte. Mi sembra che sia sfumato, cioè un meccanicismo molto forte, non è le, cioè determina, la coscienza, l'essere sociale determina. Si è molto discusso di questo. Ma e così lei continua dando appunto un rapporto molto stretto, quasi meccanicistico. So benissimo che non è il suo pensiero del tutto, perché ricordo che lei addirittura nella sua introduzione alla storia del pensiero occidentale lei dice che non mettono in vista sulla nascita della filosofia. La nascita della filosofia rimane ancora qualcosa di non perfettamente definito, mi pare, soltanto questo. Le volevo dire questo, lei confermerebbe ancora quello che molti condividono, che la nascita della filosofia è legata antropologicamente proprio, è una dimensione, una richiesta esistenziale della cultura occidentale, non si può parlare di una filosofia orientale. A me parrebbe di doverlo dire, ma e di convenire. Ricordo, mi riferivo una volta a uno psicanalista junghiano che incontrando un saggio molto rappresentativo della cultura orientale gli chiese qualcosa intorno al senso della vita e questo rispose semplicemente: la vita in quanto vita ha senso, è un problema vostro, che lo dite. E su questo discorso, ecco, quindi noi siamo vittime anche dell'esigenza di ricerca di senso. Mi scusi, penso che lei abbia colto. Grazie. Come preferisci, se vuoi. Sì, facciamo rapidamente, grazie della domanda. Sì, certamente che confermo, perché è vero che le parole essere e non essere preesistono nella lingua greca e possiamo trovare i corrispondenti nelle prime lingue indoeuropee, però c'è la parola ma non c'è il senso che la parola riceve con i greci. Per esempio nel Rigveda il non essere è qualcosa da cui provengono, come poi il nulla di cui parla Schopenhauer alla fine del mondo come volontà e rappresentazione, è una ricchezza appunto teologica che non ha nulla della radicalità, dell'incontrovertibilità radicale del nulla greco. Il nulla è, dice Platone, to me da me on, assolutamente niente. Allora, questo reticolo semantico tra le parole decisive, essere, nulla, nascita, morte, a nostra disposizione, per quanto ne sappiamo, voglio dire, per quanto ne sappiamo, solo i greci lo forniscono. Non c'è altrove. Questo non vuol dire che una eventuale scoperta archeologico-filologica ci possa mettere innanzi a tesori prima, se sono tesori, da tesori prima sconosciuti. Quindi sì, sì, tengo fermo tuttora il carattere greco della filosofia come appunto cura per ciò che è. Sofia vuol dire saffes, è chiaro, dove la chiarità in questo caso illumina la contrapposizione, la chiarità della contrapposizione essere nulla. Tengo fermo, sì. Ma
Professor Severino ha fatto un discorso veramente, si potrebbe dire, venerando e terribile. Le voglio chiedere questo. Quando lei dice che il tema della filosofia quindi si spiega all'interno della tematica della salvezza, vero per i greci, ma falso per il cristianesimo, dicono. Nel senso che nell'atto finale, che dice il cristianesimo, l'icona del crocifisso sembrerebbe dire il contrario. Dio, come Gesù, si meraviglia della propria morte, al punto che muore lanciando un grido rivolto al Padre, perché mi hai abbandonato, e non di meno ti affido. Quindi sembrerebbe che in quell'atto dell'uomo Gesù ci sia una dialettica fede-ragione molto diversa da una dialettica che i greci, lei con grande precisione l'ha mostrato, hanno per noi inventato, ma appunto è una radice della nostra tradizione. Sicché, ad esempio, anche se non condivido del tutto come è fatto questo libro, che sto leggendo anche con divertimento, un autore, questo Coleman, che ha scritto contro Severino 393 tesi, alcune ridicole, però da questo punto di vista, prendiamola con ironia, quando dice che lei avrebbe studiato il catechismo in forma in qualche modo un po' da oratorio, forse eccessivo, non... Però ecco, probabilmente pensando a questo mi veniva da dire che ci sia una radice di verità in questa crisi, che del resto è uno dei temi. Ecco, secondo tema molto, molto veloce, il tema della meraviglia quindi, per unificare pagani e cristiani, non riguarda propriamente la meraviglia della eccedenza, ovvero sia l'impossibilità della parola di racchiudere la verità. Ovvero sia quella eccedenza che lo stesso Platone dice, la potenza del quinto, nella settima lettera, non può essere detta. Ma Nietzsche dice la stessa proposizione quando afferma che le parole sono loculi, logici, c'è un eccesso. La caduta di Dio e degli idoli è una caduta delle parole, ma se, e quindi il tema della rappresentazione, la crisi della rappresentazione non significa che non si dia l'innominabile. Certo, non si può più chiamarlo cosa o entone, la grande cosa, Dio, antiche parole, ma è la crisi della parola. Quindi noi saremmo immersi in una realtà che in teoria dovremmo tacere, qui ha ragione Parmenide, lui dipendesse da Parmenide starebbe zitto, perché già la parola è uscire e diventare altro. Però Parmenide, grande pensatore, lei ha insegnato, napoletano mi verrebbe da dire, ovvero sia, è un pensatore, ma nel senso che parla sì di logos, ma è un logos, e qui ha ragione lei, ecco, che palpita, parla di erotica, è un pieno che tutto abbraccia e fonde, attraversa l'esperienza, come Empedocle, il suo cuore caldo, stessa figura. Ecco, la sua conclusione, sì, ho finito, la sua conclusione, sembrerebbe invece essere il contrario di ciò che lei dice sia la filosofia, ovvero sia un discorso sull'essere che è puramente intellettualistico, anche se certamente il suo è un pensiero che suscita problemi come tale, ecco, grande. Dunque è chiaro che questa sera io non ho parlato del tra virgolette mio pensiero, dico tra virgolette perché se tale pensiero fosse di uno, varrebbe la pena proprio di non starci a perdere un momento di tempo. Un pensiero, quindi è chiaro che qui stiamo dicendo proprio l'opposto di quei condizionamenti del pensiero filosofico di cui parlavo all'inizio. Dove è andato il mio interlocutore? Ah, eccolo. Quindi questa sera non ho parlato di ciò che più mi preme. Ho lasciato che la domanda si rivolgesse alla filosofia nella sua storicità, come appunto la parola greca filosofia esige. Una piccola cosa sul catechismo. È molto importante il catechismo del pubblicato due anni fa dalla Chiesa Cattolica, è il documento ufficiale della Chiesa. Allora, perché non bisogna dimenticare il Catechismo, che tra l'altro è un libro di notevole spessore culturale, non è catechismo nel senso...
perché non si deve dimenticare l'aspetto istituzionale del cristianesimo, perché è quello socialmente efficace. È chiaro che il cristianesimo, come la matematica, ecco, noi sappiamo che della matematica la fisica utilizza l'1%, e poi c'è il 99% non utilizzato, sarà forse un po' diverso, ma più o meno i rapporti sono questi. Così, l'utilizzazione mondana del volume culturale costituito dal cristianesimo è minima rispetto a questo volume, però è quella efficace. Di qui la sorta di primazia che viene dalla considerazione di ciò che lei ha chiamato catechismo, ma io chiamerei la forma politico-sociale del cristianesimo, che ha nella Chiesa Cattolica la sua forma, il suo aspetto preminente. Lei dice che Dio si meraviglia della propria morte. Allora, che oggi il cristianesimo tenda a diventare un discorso di questo genere, questo è vero. Però il cristianesimo nelle sue forme tradizionali, nelle sue forme pubblico-istituzionali, il cristianesimo non è questo, perché questo discorso che per esempio faceva l'amico carissimo Quinzio, e che in area di filosofia ebraica viene costantemente ripetuto, il Dio debole che si pente, che soffre, che ritorna indietro. Ecco, questo dal punto di vista del catechismo, ma vuol dire della dottrina ufficiale, e direi non solo cattolica, ma anche di buona parte del pensiero protestante, questo è inaccettabile. Però oggi, all'interno stesso del cristianesimo, se avessimo avuto tempo l'avremmo potuto far vedere, si produce quella distruzione degli immutabili di cui parlavo prima in generale. Anche il cristianesimo, espellendo da sé il pensiero greco, il Dio immutabile e necessariamente indifferente in quanto immutabile, il cristianesimo, espellendo da sé la teologia greca, si adegua al processo in cui il pensiero contemporaneo fa piazza pulita, si libera, ecco, dagli immutabili dell'episteme. Allora, sì, ma il catechismo, questa volta con la C maiuscola, cioè la socialità efficace della Chiesa, respinge tuttora, e è tuttora in posizioni di non, direi di non debolezza rispetto a questo cristianesimo debole, che devo dire è in linea coi tempi, ma è anche poco persuasivo, perché qual è lo scandalo della croce se in croce va un Dio debole? Va un nostro fratello maggiore. Se il Dio che va in croce non è, se il Cristo che va in croce non è figlio del Dio immutabile, che scandalo c'è? Che sì, un titano, un Prometeo vada in croce, non è, no, qui non è lo scandalo radicale del cristiano. Lo scandalo è che il Cristo, nell'interpretazione catechistica, ma adesso capisce che io insisto su questa parola per darle tutta l'importanza, che anche etimologicamente è molto significativa, no? Lo scandalo della croce c'è perché il Cristo che va in croce è figlio del Dio immutabile, questa nella prospettiva della teologia greca, della teologia cristiana. Ancora una battuta, se me lo consenti, per quanto riguarda quella sua affermazione. Lei ha detto tante cose interessanti, quella sua affermazione sullo sganciamento del cristianesimo dall'episteme, se ho capito bene. Ecco, qui sarei ancora più perentorio di quanto sono stato prima. La fede cristiana è impensabile senza il pensiero greco. Domando a un credente: credi? Sì, mi risponde, credo. Ma credi così oppure nell'atto in cui credi hai dubbi? Allora il credente mi dice: ma la
mia vita, lo sapeva Gesù, è continuamente attraversata da dubbi, no, con una linea che va su e giù, un ondeggiamento, però i punti alti della sinusoide, i punti alti sono i punti in cui si crede, e dopo ci sono gli avvallamenti, gli abissi del dubbio che vanno giù, molto in basso. Allora il credente mi risponde, sì, credo, però con questo andirivieni, con questo ondeggiamento. Gli domando, ma quando sei nei punti alti, credi o sei in dubbio? Gesù dice, chi non crede sarà perso, chi crede sarà salvo. E allora Gesù vuole che l'uomo sia sempre in dubbio? Evidentemente no. Gesù sa peraltro altrettanto bene che l'uomo non può essere sempre nei punti alti della sinusoide, non può essere sempre credente. Ma Gesù esige che almeno un momento, una volta nella vita, l'uomo si trovi in un punto alto e dica credo. Allora, supponiamo di averlo qui il credente, gli domando, tu che credi, nell'atto in cui credi, ormai sappiamo che lui ha dubitato molto, ma in quel momento in cui credi, dubiti? Deve rispondere di no. Cioè deve rispondere che la sua fede è indubitabile, inalterabile, immodificabile, incontrovertibile, necessaria. Ora, tutte queste parole non sono inventate dal cristianesimo. Il cristianesimo applica alla fede i tratti che il pensiero greco aveva applicato all'episteme. Se non ci fosse l'episteme greca, non ci sarebbero questi tratti che il cristianesimo trapianta, sradica, fino a un certo punto, ma chiudiamo subito la parentesi perché allungheremo il discorso, sradica dall'episteme greca e impianta nell'atto di fede. Certo, oggi il cristianesimo, certe forme di cristianesimo non vogliono saperne della grecità, però da capo il catechismo definisce la creazione, è un cristianesimo in cui non ci sia un Dio creatore, non so che cosa sia, perché poi va a finire che un cristianesimo liberato dalla grecità diventa qualche cosa che per esempio l'idealismo tedesco ha espresso molto meglio e in modo molto più radicale, c'è di un Dio che soffre e patisce, quando la sofferenza e il patimento del mondo l'abbiamo qui noi davanti agli occhi, noi siamo sofferenti e pazienti. Bene. Ma il Dio della tradizione teologica è un Dio creatore, e per la teologia cristiana la creazione è creazione ex nihilo, e da capo niente cristianesimo senza creazione. Ma niente creazione senza la presenza del nihil. Creazione, dice la teologia, creatio ex nihilo sui et subiecti. La creazione crea dal nulla di questo oggetto, di questa bottiglietta, et subiecti, cioè della materia di cui è fatta, di cui sono fatte e che rifluisce da ultimo nella materia che alimenta tutte le cose. Ma il cristianesimo a inventare il nulla, il senso del nulla? Allora, ecco perché le dicevo, sarei ancora più perentorio nell'affermare la dipendenza della struttura concettuale del cristianesimo, la stretta dipendenza della struttura concettuale del cristianesimo dalla ontologia greca. Dall'ontologia greca. Sì, meriterebbe la sua domanda anche qualcosa a proposito della meraviglia, si meraviglia per l'eccedenza? Ecco, no. Prima mi sono dimenticato di indicare un altro dei motivi decisivi per i quali quel testo di Aristotele di cui parlavo prima deve essere letto nel modo che propongo, perché dice Aristotele in quel testo che la filosofia nasce dalla meraviglia e porta eis tunantion, cioè nella situazione contraria a quella iniziale. La situazione contraria, dice Aristotele, è la felicità. È la felicità. Allora, forse questo era l'argomento, mi spiace di essermelo dimenticato prima, forse questo era l'argomento più importante. La felicità che sboccia con la filosofia, che è assicurata dalla filosofia, è lo stato contrario di quello iniziale. E allora non ci si venga a dire che lo stato iniziale è il zauma come meraviglia dello scienziato di fronte alla sua incapacità di risolvere i problemi. Il zauma è l'infelicità. E di qui anche
la verosimiglianza dell'accostamento al mito. Questo per dire che in Aristotele, ma anche in Platone, il discorso è molto chiaro: non c'è meraviglia rispetto all'eccedenza, a meno che per eccedenza non si voglia dire l'iniziale incomprensibilità del sangue del mondo rispetto all'iniziale tentativo di comprenderlo. Allora, se lei voleva dire questo, siamo d'accordo. Abbiamo tempo ancora per una domanda, una piccola. Va bene, venga qui. No, è meglio che venga qui. Una proprio piccola, io non ho 393 tesi da contrapporle, me ne guarderei bene. Sono pagine, ma neanche le scriverei 393 pagine, direi, contro la sua filosofia. Anche perché di quello che ha detto, soprattutto questa sera, oltre che nella sua copiosa produzione, sono anche d'accordo sul fatto che dobbiamo riconquistare la comprensione della filosofia, che sta diventando subalterna alla tecnica contemporanea, e quindi dobbiamo riacquistare un senso della comprensione della nostra vita. Quello però che volevo manifestare, non le 393 pagine, è soltanto una piccola delusione sulla conclusione di tutto questo discorso. Il fatto che dobbiamo riconquistare la comprensione e dobbiamo rinunciare a trasformare il mondo. Questa filosofia che ha contemplato nell'antichità, e sono d'accordo, ha contemplato e non ha trasformato proprio nulla. Riconosciamo che questa contemplazione, che non ha trasformato nulla, purtroppo è la nostra origine. Ed in questa origine c'è molto di interessante, ma forse varrebbe la pena nel riconquistare la comprensione, non perdere la volontà di trasformare. Sì, è vero che la filosofia nasce da questa meraviglia, nasce dalla sofferenza, nasce dal dolore. Perché non dobbiamo trasformare il mondo e andare a cercare la felicità? Forse vogliamo dire che la felicità è impossibile, che la giustizia è irrealizzabile e che la filosofia non ha niente a che spartire con questo tipo di discorso. Ecco, io credo che se dobbiamo abbandonare la subalternità della filosofia alla tecnica, non dobbiamo confinarla in una contemplazione che non abbia nessun collegamento con la prassi. Riprendiamoci anche la prassi, quella che forse la tradizione greca ci ha negato. Ecco, se avessimo più tempo, si tratterebbe di vedere che quello di voler salvare la filosofia dalla scienza e dalla tecnica è un'illusione. Dov'è, signora? Ecco. È un'illusione. Ma occorrerebbe tempo. Però è un'illusione che perlomeno deve mettersi in questione. Si domandi che fondamento ha l'esigenza. Simone Weil definiva appunto il socialismo e l'individuo come la capacità di controllare la tecnica, e concepiva appunto filosoficamente l'individuo e il socialismo, capacità dell'uomo di controllare la tecnica. Se avessimo tempo, dovremmo dire che se si compie quel passo fatale dei greci, al quale io non intendo per niente ritornare, ma questo qui è ovvio. E quando scrivo ritornare a Parmenide ormai 30 anni fa, vuol dire ripetere il parricidio compiuto da Platone rispetto a Parmenide. Quindi, per l'amor del cielo, non ci siamo capiti se lei ha pensato che io proponga il ripristino di un contemplativismo alla greca, no. Il guaio è che la prassi è la matrice della violenza. Le chiedo, qual è la condizione affinché si possa instaurare violenza?
Lei ha provato a violentare il sole? Penso di no. Perché? Ma perché considera il sole come al di fuori delle sue possibilità di intervento, come un, rispetto alle sue forze, e oggi anche rispetto alle forze della tecnica, come un immutabile. Allora, rispetto all'immutabile, questo Aristotele lo sapeva, delle volte sono equivocato perché parlo con estremo rispetto dell'avversario e allora si pensa che io sia d'accordo con l'avversario. Parlo con estremo rispetto del cristianesimo, si pensa che sia cristiano, no, le 390 pagine non lo penso. Ma quando parlo con estremo rispetto dell'avversario è perché l'errore ha una grandezza che innanzitutto si riferisce alla sua essenzialità rispetto alla verità. Senza errore non c'è verità. E quindi non si può assumere rispetto all'errare un atteggiamento di squalifica. Allora però non vorrei che per il fatto che il discorso parla con rispetto dell'antagonista si confondesse questo discorso con una solidarietà con chi invece è antagonista. Dunque, qual è la condizione della violenza? Non che ci sia un sole immutabile e inafferrabile, immodificabile, rispetto a ciò che l'immutabile, questo lo diceva appunto Aristotele, per questo ho fatto la chiacchierata sulla congruenza o meno tra il mio discorso e l'oggetto che considera. Aristotele sapeva che non si prendono decisioni, non si agisce e quindi non si può nemmeno essere violenti rispetto all'eterno. Ma qual è la condizione affinché si possa esercitare potenza, forza e quella che noi chiamiamo degenerazione della potenza, ma è tutto da dimostrare, che è la violenza? E la condizione originaria è che il mondo, lo dicevo però prima, che sia liquido. Se il mondo fosse un cristallo che non consente alcuna nostra presa, inalterabile, immodificabile, noi non decideremmo mai di aggredire il mondo, di dominare il mondo, di essere violenti sul mondo. La condizione fondamentale della violenza è proprio la fede nel divenire, cioè quella fede che consente la prassi. E a questo punto lei mi può dire che altro è dar da mangiare agli affamati e altro è mettere in un campo di concentramento gli ebrei. E certamente che è differente. Ma è differente la pulce dall'elefante, sì? Ma vuol dire che non hanno nulla di identico o che sono entrambi degli organismi animali? Allora, certamente, preferisco vivere con Francesco piuttosto che con Hitler. Ma qui, se noi ci nascondiamo dietro un dito, dietro i nostri pregiudizi, no, allora sì, lasciamola perdere la filosofia. Ma Francesco e Hitler, il violento e il santo, non hanno in comune la stessa persuasione, cioè la persuasione di essere centri di forza capaci di modificare il mondo. E questo è un qualche cosa di così indifferente o è invece la condizione perché poi la forza divenga violenza? Quando io ho chiuso in quel modo, a suo avviso insoddisfacente, ma anche per me può essere stato insoddisfacente perché non sono riuscito a dire quello, insomma, a dire con adeguata chiarezza quello che volevo dire, anche perché, ripeto, delle cose che più mi interessano non ho parlato. Quando ho chiuso in quel modo dicendo che si tratta di incominciare a comprendere il mondo, intendevo dire si tratta di incominciare a capire che cosa si nasconde sotto la prassi. Ma certo siamo capaci tutti a dire occorre buona volontà, occorrono buoni sentimenti, l'uomo ha dignità, bisogna salvarlo. Ma se al di sotto di queste parole si celasse l'essenza della violenza? Questo vuol dire incominciare a comprendere il mondo, interrogarsi su queste cose, non spacciare immediatamente la buona volontà e il rispetto del prossimo come dei valori assoluti di fronte ai quali la filosofia non avrebbe nulla da dire. Allora questa è l'autentica squalificazione della filosofia, il concepirla come modellata sulle nostre convinzioni più o meno pie. Grazie di nuovo.
Hobbes. Certo, che bello. Contra... Ha letto questo? Sì, 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 l'ho sfogliato. No, ho letto... Non è un po' così. Ma io non, qui non posso fare la firma. No, ma un pensiero che le salta in mente. No, le metto la firma allora. Sì, sì, mette anche la firma. Le metto la firma. Ma hai sperato proprio un pensiero contro quel libro? Contro il libro? No, non ho pensieri, non ho pensieri. Un pensiero contro quel libro? No, no, contro quel libro, no. Ah no, non lo accetto. Con... No, non lo accetto. Amicizia? Ah, lei è bresciano? No, perdona. Guido. Questo è... Sì. Che è quel tipo Salmo, no? È un teologo tedesco, insegna a Monaco e a Roma. Ha scritto dei bei libri, è uno ottimo di Bassi, scritto qualche mese fa, in cui riporta il mio discorso, pensa che bene, alla teoria cantoriana non significa interessante per te. Allora, lui dice, però quella teoria la matematica non si può mai computare per far vedere perché, ergo. Dai, un'operazione interessante. Il secondo volume sulle fate. E uscirà